A 70 anni dalla liberazione, il gruppo dei socialisti e democratici del Parlamento europeo ha inaugurato a Reggio Emilia la prima scuola di democrazia, una 3 giorni di formazione, discussione politica e workshop per 100 ragazzi fra i 18 e i 25 anni provenienti da tutta Europa. Scambieranno idee e opinioni sui temi dell'immigrazione e della globalizzazione e sul rapporto fra democrazia e mercato. Un'occasione, secondo il capogruppo SND Gianni Pittella, per riflettere sullo stato di salute dei partiti, su come affrontare la sfida del populismo e confrontarsi con idee fresche dei giovani europei. In programma, oltre agli interventi di Martin Schulz, Laura Boldrini e Pittella, sono previsti diversi incontri con il professore emerito dell'Istituto di Studi Politici di Parigi, Jean-Paul Fitoussi, la politologa Nadia Urbinati, titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York, e la vedova di Nelson Mandela.